2000 turbo benzina da 231 cavalli e 320 Nm di coppia. Questa è la Mini John Cooper Works, che tanto mini non è, soprattutto sotto al cofano. Andiamo a scoprirla insieme in questo nuovo Drive & Tell. Vi do il benvenuto alla nuova serie Drive & Tell. Sarà pure minima come motore, non è per niente mini, per niente. È una macchina con molta coppia, parliamo di 320 Nm, wow, e tanti cavalli, 231. E sentite questo scarico. Carico John Cooper Works. Ora siamo in modalità sport, quindi abbiamo la massima sensazione di go-kart, tanti botti dallo scarico. Madonna che macchina, ragazzi, devo dire assorbe molto bene l'asperità del terreno ed è molto bello anche il fatto che la doppietta in scalata la fa lei. È un motore che spinge veramente forte già da giri bassi. Reazioni sul volante se ne hanno abbastanza quando ci si trova su queste strade così sconnesse. Ma è veramente una gioia da guidare. E i freni, ragazzi. Allora, andiamo per ordine. Parliamo innanzitutto dello sterzo. Lo sterzo mi è piaciuto sin da subito perché innanzitutto è uno sterzo veloce, quindi anche nei tornanti non bisogna mai cambiare la posizione delle mani sul volante e questo già è un bene. È abbastanza preciso, non sembra troppo filtrato, quindi diciamo che è un buono sterzo. Questo scarico è veramente qualcosa di... È una macchina che ti dà molta fiducia anche grazie ai freni che ha, che sono veramente, veramente potenti e instancabili. Per far entrare l'ABS bisogna premere veramente forte il pedale. Mi sono accorto che poi ha un tiro maggiore in terza marcia. Agli alti non tira tantissimo, dà proprio il meglio di sé dai bassi ai medi. E guidarla su queste strade senza prezzo. Quindi abbiamo parlato di sterzo, abbiamo parlato dei freni, parlando sempre del motore che ha 231 cavalli e 320 Nm di coppia, mi sono anche accorto che, appunto perché agli alti non è che tiri tantissimo, i giri finiscono a 6.000, ma secondo me se si cambia anche a 5.500 non è una brutta scelta. Io avevo già provato questa macchina parecchie volte con il cambio automatico, che è veramente fantastico, però come sapete noi appassionati vogliamo il manuale, vogliamo il manuale, ragazzi, perché il cambio manuale è... è qualcosa di speciale, è un movimento in più che si fa all'interno dell'abitacolo, ma che rende il tutto molto più coinvolgente. La terza di questa macchina è qualcosa di devastante. È una macchina che non spaventa, sia perché è, al contrario di altre macchine più piccole, è una macchina molto piazzata. Anche in curva non spaventa assolutamente. Quello che un po' può spaventare è la spinta del motore in uscita di curva, perché va veramente forte, ragazzi. Questa qua secondo me è una di quelle macchinine, che poi non è neanche tanto piccola a dir la verità,
ma è una di quelle macchine che guidata in queste strade è difficile da prendere. Devo dire che anche il posteriore è molto piazzato. Il suono all'interno dell'abitacolo è aiutato dalle casse. Poi lasciando di botto il gas si hanno tanti botti. Ed è uno scarico che però si fa sentire anche fuori. Non è quel genere di auto che ti fa sentire il suono solo internamente, ma il suono c'è per davvero. Ma è wow, è veramente veramente agile. Tra l'altro questa è una di quelle macchine che sono molto godibili e divertenti da guidare, anche usate senza esagerare in queste strade di campagna. Cioè, sentite che botti, ragazzi. Il motore è veramente ben fatto. Ha una forte schiena dai 1700 giri in su fino più o meno ai 5500. È una macchina molto bella anche internamente. Mamma mia. Sapete, il sound sulle auto sportive è molto importante perché coinvolge molto di più, rende molto più piacevole la guida. È un'auto molto piantata a terra, bisogna però tenere bene saldo il volante perché con tutti questi cavalli e questa coppia su una trazione anteriore si sente che il volante ha alcune reazioni, non sono violentissime però bisogna aspettarsele, altrimenti potrebbero indurre in qualche sbaglio. Veramente però un'ottima auto. Allora, tornando alle sospensioni, sì, sono dure, però devo dire che assorbono molto bene le asperità di questa strada qua, che purtroppo non è asfaltata perfettamente. Solitamente queste auto qui hanno delle sospensioni un po' dure, aumentano il piacere di guida ma sacrificano la comodità. Il cambio, la leva è bella alta, distanza una spanna dallo sterzo, e questo è molto buono. È un cambio che è molto preciso e abbastanza duretto. Una cosa bella di quest'auto, che ho saputo attraverso il proprietario, è che se utilizzata normalmente non consuma neanche tantissimo. Stiamo parlando anche di 19 km al litro fatti in modalità green. Se si compra un'auto del genere si spera anche di poterla utilizzare magari tutti i giorni. La posizione di guida è una posizione di guida bassa, quindi diciamo che ci si sente abbastanza piantati per terra. Cioè, secondo me i punti veramente forti di questa macchina sono la coppia già presentissima a bassissimi giri, il telaio, è veramente un ottimo telaio anche nei cambi di direzione, è una macchina che veramente si butta da una curva all'altra. I freni che sono veramente fantastici. Come difetti, ma diciamo che ha un tiro agli alti non potentissimo, quindi conviene cambiare prima, ma questo basta saperlo. E diciamo un po' lo sterzo che dà delle reazioni, che io non la prendo neanche come difetto perché è una macchina che almeno viene guidata. Cioè, ci sono tante auto che si guidano praticamente da sole e sinceramente a mio parere toglie un po' di quel piacere di guida, no? La macchina la voglio guidare io, la voglio portare io. E secondo me avere anche uno sterzo che comunque ha delle reazioni, ti fa capire cosa sta facendo la macchina, secondo me è un bene. Vedete, nelle sconnessioni, nelle accelerazioni, comunque lo sterzo è vivo e la cosa mi piace. Per me non è un difetto, per me è un pregio, anche perché riesco a capire bene che cosa sta accadendo sotto di me e questo mi aiuta a non sbagliare, a non frenare al momento sbagliato, a non dare gas al momento sbagliato. E poi veramente questi botti sono di compagnia. Secondo me, ragazzi, è un'ottima macchina, è una macchina divertente, è una macchina non pericolosa ed è una macchina che va forte. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto. Spero che questa nuova serie di Drive & Tell vi piaccia. Vi porterò tante altre belle macchine sportive, solo macchine sportive. E detto questo, ragazzi,
Grazie come sempre della visione, grazie del supporto che mi date e ci vediamo ad un prossimo video. Drop the beat, let's party in my streets and leave the hotel room with dirty sheets.